Ciao a tutti da Aaron Sabadin, eccoci qua per la recensione della Wacom Sync-Q Hybrid Companion. Questo tablet sostanzialmente all'interno ha un disco SSD da 16 giga, o meglio il classico insomma, dispositivo di archiviazione dei tablet con 2 giga di RAM e dei componenti di Nvidia per la gestione della grafica. Lo schermo in questione è un 13 pollici capacitivo, con la possibilità di utilizzare, come potete vedere qua, la classica penna di Wacom diciamo, del livello superiore, quindi fatta con materiali decisamente di qualità e piacevole da mantenere in mano. E come potete vedere ci sono già 1, 2, 3, 9 punte di riserva, molto più lunghe rispetto a quelle delle classiche penne che si possono trovare sulla serie Bamboo Pen and Touch e quant'altro. L'estrattore e vari anellini, in questo caso c'è l'azzurro, il rosso, il bianco, io ho messo il verde perché mi piaceva il verde, perché nel momento in cui siamo in uno studio grafico o comunque in una grande azienda che tratta componenti, sì, che tratta diciamo materiale grafico, se ce ne sono tante di queste è giusto identificarle con questi anellini qua, quindi è una cosa molto intelligente quella che è stata fatta. Detto questo, andiamo ad accendere il nostro Sync-Q. Vedete, si accende. Nell'attesa vi faccio vedere qua che ci sono, come per le tavolette Intus Pro, i vari tasti che qua non sono programmabili, hanno già le loro funzioni. Il nostro bellissimo cursore tondo in stile iPod, dove poter ingrandire i nostri, in questo caso non come le tavolette, però diciamo qua c'è la funzione, come potete vedere qua, di luminosità e di volume. Questo diciamo giochino non funziona. Quando si schiaccia il tastino va direttamente in internet con il browser integrato in Android. Infatti questo dispositivo che adotta Android 4.2.2, in questo caso l'aggiornamento che c'è all'interno, se non sbaglio, sì. E ci permette insomma di avere delle prestazioni notevolmente superiori a un qualsiasi altro tablet da 10 pollici, come sono diciamo quelli più grandi in questo momento, con questo dispositivo che siamo all'incirca, se non sbaglio, sui 1780 euro. Questo è il prezzo che mi ricordo del suo cugino con Windows dentro, che è il Sync-Q Companion Pro Tablet. Comunque andiamo a vedere un attimino le specifiche con CPU Identifier. Vediamo che, aspetta che non mi metto davanti l'inquadratura, ok. Vediamo che ha una Nvidia Tegra 4x4 da 1, sì, 4x4, 1, ah, ok, scusate, ma avevo il riflesso della lampada, 1,810 GHz. All'interno di esso troviamo una RAM modulo da 2 GB, la GPU Nvidia AP72 Core GPU. E quindi possiamo dire che a livello di prestazioni c'è, non se le fa mancare, non è una cosa diciamo poco potente, insomma. Per disegnare basta e avanza, alla fine si sa benissimo anche che Android consuma veramente poche risorse, quindi tutto il resto dell'hardware lo può utilizzare benissimo per dare le prestazioni che necessita appunto il nostro lavoro. Mi armo di penna, come potete vedere, Ho scaricato già un'applicazione che si chiama Sketchbook e Autodesk, che sono due applicazioni completamente diverse, perché devo fare una critica alle applicazioni di Wacom, cioè mi fanno i prodotti veramente fatti bene, però le applicazioni sono veramente poco, diciamo, fruibili, sono veramente non fatte male, ma danno poca percezione della qualità che ha appunto il prodotto. Vi faccio vedere per esempio questo qua, Wacom Creative Canvas. Ho capito che è da fare semplicemente i canvas, per carità di Dio, non dico niente io, però voglio dire, come vedete non identifica lo spessore, devo dargli io, non prende sì o no la pressione, ecco questo pennello qua per dire la prende, ma
la gomma non la prende, quindi sono tutte cosine che un attimino non ho voluto scendere nei particolari dell'applicazione perché non avevo tempo di gestire questa applicazione, quindi ho deciso di attuarmi nella recensione con quelle applicazioni che state vedendo. Detto questo, passiamo ad esempio ad Autodesk. Vi faccio giusto vedere un attimino come funziona. Saltiamo tutta sta roba qua. C'è già una scimmia che aveva fatto Egon quando l'abbiamo portata in fiera. Noi facciamo un nuovo schizzo. Ecco. Adesso noi qua possiamo fare un po' quello che vogliamo, quindi abbiamo la possibilità di utilizzare tutti quanti i nostri pennellini. Vedete come mi avvicino che compare il pallino. Ecco, non sto toccando, adesso tocco. Praticamente si può appoggiare tranquillamente la mano e cominciare a fare i nostri schizzi come meglio vogliamo, vedete. Vedete come funziona meglio questa applicazione rispetto all'altra, cioè va anche la gomma in questa che è basilare per lavorare, quindi voglio dire, per non star là sempre a cambiare strumento. Quindi vedete come con semplicità, con delle applicazioni fatte bene, questo è un ottimo prodotto, lavora veramente bene, appoggio la mano, non sporco, nel senso che se passo col dito, ok, se passo la penna vicino, vedete che come faccio così adesso non coloro più il monitor, solo la penna, quindi veramente l'unità capacitiva riesce a distinguere da quando in maniera ottimale rispetto a come faceva nella recensione che ho fatto, come fa la Intus Creative Stylus, che è una penna che si collega via Bluetooth, per esempio, a un iPad. Questa cosa non funziona qua invece realmente, cioè il prodotto vale innanzitutto il prezzo, ma poi proprio vale la qualità di costruzione, la qualità per il pensiero, diciamo, che sta dietro alla creazione di un tablet del genere, cioè di dare la possibilità di lavorare a livello professionale anche se si ha un'unità Android al suo interno, quindi nulla ci toglie la possibilità di lavorare solo ed esclusivamente con questo tablet. Una peculiarità di questo tablet che cos'è? Che si può collegare a un computer, infatti con la sua spinotta qua, in questo momento non ve lo farò vedere, però ve lo descrivo perché l'ho già fatto. Si può collegare a un computer e l'immagine del computer passerà direttamente sul tablet e si utilizza il tablet come una tavoletta grafica per quello che si chiama Companion Hybrid, perché ha un sistema operativo ma allo stesso tempo può diventare uno schermo come la serie della Synth-Q appunto ci offre, però regalandoci appunto la possibilità di gestire il nostro tablet appunto come un tablet. Qua vedete, vado avanti, faccio delle piccole cose giusto per farvi vedere le funzionalità da tablet. È velocissima, la rete internet è molto veloce, però vedete che vi faccio vedere, esempio, l'unboxing di questa. Sentite che è munita di casse, di autoparlanti, lo schermo si vede anche bene, come potete vedere, sì, non manca nulla a questo dispositivo. Ciao a tutti da Aaron Sabadin, eccoci qua oggi per l'unboxing. Adesso abbasso, così tanto che parlo continuate a vedere le immagini, anzi la spengo che è meglio, ve lo andate a vedere se no non è bello, no dai scherzo. Niente, questo prodotto sembra che una recensione così veloce, ma alla fine è un tablet, è munito di fotocamera, per carità di Dio, che avrebbero potuto lesinare un po' meno, nel senso che non ha una qualità molto, molto per la quale la fotocamera. Dov'è che si gira? Scusate l'arresto, ma la batteria mi ha abbandonato sul più bello. Dicevo che secondo me questo è un prodotto che sicuramente va benissimo per chi
ama utilizzare le prestazioni del computer, però decide di utilizzare questo in ambito grafico, come schermo grafico, nel senso dalla c'era un Mac a un PC. Allo stesso tempo, se vuole utilizzarlo come tablet, fa la scelta più che giusta. Non ho nessuna critica da fare, se non potevano fare, come dicevo, una fotocamera decisamente migliore, sia quella anteriore che quella posteriore, visto le dimensioni dell'oggetto. 32 giga di spazio disco non sarebbero stati malvagi, quello devo dirlo. Però, detto questo, il prodotto è un ottimo prodotto, anzi, è veramente di eccesso. Quindi lo consiglio per chi vuole utilizzare, mi ripeterò, ma è comunque giusto ripetersi, chi vuole utilizzare il computer però con questo tipo di tecnologia piuttosto che una tavola grafica, perché magari le più diciamo e più si trova meglio direttamente ad avere contatto con il monitor piuttosto che con la tavoletta grafica. Potete andare sul sito della Wacom per vedere appunto i prezzi e tutto quello che riguarda questo dispositivo. Da Aaron Sabadin è tutto, vi ringrazio dell'attenzione che mi avete dato. Vi ricordo che alla fine di questo video ci sono i link per tutti i link dei social dove noi praticamente siamo perennemente connessi. E niente, ci vediamo alla prossima.